Lunedì, oggi una giornatina bella impegnativa. Devo tipo mettermi a lavorare su 3 o 4 progetti contemporaneamente. Possiamo farcela, lo facciamo e ce la faremo. Vai, carichi, carichi. Allora, premetto che non ho mai utilizzato questo watermark. Tra l'altro che si può fare, che ci vedremo a maggio. Mamma mia che abbiocco che c'ho. Non riesco a risolvere sta cosa. Secondo me questo video, estrema impresa dei quasi 300 km in bicicletta, potrà venire molto 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 bello. Lo voglio affrontare come se questo si può fare. Ci vorrà un po' di tempo però. Ok. Sono soddisfatto di dove siamo arrivati oggi. È giunto il momento che vi dica qualcosa di più sul progetto segreto. Non voglio ancora dirvi esattamente cos'è. Vi do qualche indizio. Non c'entra assolutamente nulla con YouTube. Siamo sempre nel campo delle nuove tecnologie. Possiamo definirlo un prodotto? Sì. E spero che sarà anche utile. Ultimissima cosa, no, basta, fine giornata. Martedì, ci facciamo un giretto a Milano alla ricerca di qualche installazione della Design Week. In realtà non abbiamo, cioè non è che sia niente. Carina questa, procediamo. Si entra di qua con i peccati e si esce di là purificati. Ah, ok. Proviamo a vedere anche qua. Bello il rinoceronte porta accappatoio. In tutta onestà, mi ha fatto molto piacere questa passeggiata, ma ero del tutto fuori contesto. La maggior parte delle cose viste non avevo le competenze per apprezzarlo davvero. Comunque adesso sto andando ad Alessio per girare qualche reel. Io le battute sul calcio non le capisco, non so cosa sto facendo. Jay, prendo una sedia anche di vicino a me. Tu sei in versione scarsa perché il campionato l'interno è così. Lanciano un attimo. Spaccatemi il tavolo di marmo. Ma come cioè quanto ci mette? Un dado a 100 facce? Oh, ma non può funzionare. E adesso si torna a casa. Forse riusciamo anche in tempo a fare un po' di game night. A quanto pare sì. Andiamo avanti con Uncharted 4. Pizza dinner questa settimana. S lunga top pizza 4 formaggi. Quella di mia mamma è più buona. Sì, la sento però un po' acidina. Ci stava a provarla. Si mangia comunque volentieri, eh. È pur sempre pizza. Mercoledì abbiamo un pacco. Abbiamo mio fratello. Ti faccio provare l'experience dell'unboxing. No, non funziona così. Vai, unboxa. Bella la scatola. Posso regalartela la scatola? Bello. Figata. Bellissimo. A ogni piano una sorpresa. No, basta, è finito. Stupiamolo. Invece no. Cioè guarda, Super Mario Pumpkin. Ah sì, vedi, è per il film. Che bella, grazie mille. Che tra l'altro devo ancora andarla a vedere quel film. Beh, possiamo iniziare bene questa giornata. Facciamo un salto in ufficio per lavorare qualche oretta. Io bro, in bicicletta fra. E magari saremo gemellini di bici, chi lo sa. Vi sto facendo provare la mia bici, la Basso Bike, che è mille volte più bella della sua. Com'era? Molto bella, non vedo l'ora che me la diano anche a me. Devo essere sincero perché abbiamo provato, non ne hai raccontato? No, ne vuoi una anche te? Ho chiesto al nostro amico Igor se me ne fa avere una, perché a me piace un sacco andare in bici, ma la mia è una bici un po'. Non devi convincere me, tranquillo, no, non devi stare qua a convincermi. Detto, è la prima esperienza, questa è davvero bella. E adesso sto andando in un posto in cui non vado da davvero troppo tempo. Barberi Macri. Cioè mio fratello mi è mancato un casino. Posso darti un abbraccio? Devi darmi un abbraccio. Ah, da quanto non mi siedo su questa poltrona? Va che bello farsi rasare da una mano che sembra quella di un fratello. È tutta un'altra cosa. Cercherò di farti venire più spesso. Sono 2 settimane che mi sto facendo crescere la barba apposta per te. Non so come ringraziare. Credo che l'abbraccio non basta più. Come posso fare? Io so che hai la poltrona massaggiante. Ah, quindi vuoi essere un cliente plus? Arriva, eh. Ah, sento il massaggio. Che grande acquisto questo, Ste. Tutta un'altra experience. Attraversare Milano oggi col casino della Design Week sarà una bella sfida. No, non ho ancora niente. Qua in bici non ci si muove proprio. Ah, finalmente. Olè. Ce l'abbiamo fatta, siamo quasi a casa. Domani, giuro, che vi racconto del progetto segreto. Vi anticipo solo che è un qualcosa che vi servirà nel momento del bisogno. Fine giornata. Giovedì, rullo di tamburi. Si tratta
di un'app. Sarà gratuita e disponibile per tutti quanti, quindi sia Android sia Apple. È un'app per cercare e recensire bagni. Ebbene sì, vi spiego in breve il funzionamento. Sei in giro per la città, devi andare in bagno, ma non sai dove sia il bagno più vicino a te. Apri Where is the Toilet e ti verrà mostrata una mappa con tutti quanti i bagni. Quando selezioni un bagno, c'è l'anteprima di quel bagno con una piccola scheda tecnica. Ti dice, per esempio, se c'è l'accesso ai disabili, se c'è il fasciatoio, se è un water, una turca. C'è il punteggio e poi potete anche vedere le recensioni lasciate dalle altre persone o, perché no, lasciare voi stessi una nuova recensione che magari sarà utile a qualcun altro. A quel punto ti basta fare ottieni indicazioni e riceverai la strada per andare in quel bagno. Attualmente le grafiche, i loghi, addirittura il nome non sono quelli definitivi, sono provvisori, ci stiamo ancora lavorando. In futuro l'applicazione avrà molte altre funzioni, ci saranno anche delle gamification che però ancora non vi spoilerò niente, sarà tutto quanto una sorpresa per il lancio. Questa idea in realtà mi è nata un annetto fa circa, da lì in poi mi sono attivato per cercare di realizzarla. Il primo grande ostacolo era che io non sono un programmatore, non ho idea di come si faccia un'app, e per questo motivo ho trovato due persone, Marco e Federico, che sono due programmatori nonché fondatori di Italy Innovation, che è una società che si occupa di creare software per aziende o privati. Loro hanno creduto in questo mio progetto e hanno deciso di prendere parte. Grazie mille ragazzi, perché senza di voi non sarebbe possibile questa cosa che stiamo facendo. Niente, io sono molto esaltato, penso che questa cosa possa essere utile, possa funzionare. In questo momento che state guardando il video è disponibile la beta. Questo perché attualmente noi abbiamo inserito un po' di bagni, però per funzionare bene un'app del genere ha bisogno che vengano inseriti tanti bagni, che vengano lasciate diverse recensioni, ed è qui che entrate in gioco voi, perché io ho bisogno di un po' di persone, massimo 100, che vogliano utilizzare in anteprima questa versione beta e eventualmente trovare anche dei bug, riferirmeli, così che possiamo sistemare tutto quanto. Quindi se siete interessati a diventare dei beta tester, in descrizione vi lascio un canale Telegram dove darò molte più info. Cosa significa essere beta tester di questa applicazione? In primis potrà utilizzare in anteprima questa applicazione, potrà aggiungere nuovi bagni e lasciare delle recensioni. Questo è quanto. Fuori buio, sono le 8. Possiamo chiudere questa giornata. Fine giornata. Venerdì. Alexa, riproduci album Letizia. E aspettando Letizia di Daniele Falaschi, no, e altri brand. Non sono sicuro che doveva succedere questa cosa. Riproduci l'album di Letizia. Funziona solo se glielo chiedi te. È uscito il mio primo EP. Questa è un'inedita dell'EP, è nuova. Però non me la faccio sentire perché c'è il copyright. Dovete andarvela a sentire su Spotify, Apple Music, dove volete. Stiamo andando a vedere Super Mario, finalmente. Siamo anche un po' in ritardo, dobbiamo muoverci. Perché devi fare il melodrammatico? Quanto mancano? 13 minuti. 13 minuti, dobbiamo arrivare, entrare, devo andare a far pipì. Mamma mia! Purtroppo me ne hanno parlato così tanto bene tutti quanti di questo film che temo che le mie aspettative si siano alzate a tal punto che rimarrò deluso. Poco potenti questi passi, eh? Ce l'abbiamo fatta, mancano 6 minuti, perfetti. È così che ci piace andare al cinema. Mai vista la pubblicità della Nintendo al cinema, però, eh? In tema, ma mai vista. No, vai, dimmi. No, no, no. Beh, per me dimmelo, neanche se la taglio. È perché sei Nintendo, no. Ok, la taglio. Prima di dare il giudizio sul film, siamo in City Life, c'è già il bagno ma non ha recensioni. Guarda che sarà la prima recensione ufficiale, eh. Che bomba. Puoi anche fare delle foto e così poi le metti su, eh. Non fare le foto al pene. Vado. Allora, comfort, addirittura 5 li dai. Guarda che è un buon bagno, siete un buon bagno. Sì, è vero. Pulito, aperto fino a tardi, comodo, accessibile. E poi le foto. Ho messo 3 foto. Ho messo questo. È la stessa. Questo potrebbe essere un bug. E scorrile. Abbiamo questo rilevato un bug. Ficcerizza. Oh. Prima recensione ufficiale. Comunque beta tester servono anche a questo, a trovare eventuali bug, così che poi noi possiamo aggiustarli. Con noi intendo Marco e Federico, perché io non so programmare. E dopo che ci siamo esaltati per l'app, commento sul film. Bello, davvero bello. È esattamente quello che un fan del videogioco si aspetta. Unica pecca, sta cacchio di musica che si sente anche adesso. Era così forte che si sentiva anche in sala. Assurdo. Fine giornata. No, ah, ok, vai, dillo. Fine giornata. Sabato stiamo andando a fare il dialogo nel buio, che è un percorso completamente al buio dove sei guidato da delle persone non vedenti. Ah, lo sai già. Non sapevi questa cosa? No. Ah sì, già lo conoscevo. Credo che siamo arrivati. È l'istituto dei ciechi. Quindi ci sono tutti i bassorilievi, così che loro possono capire come è fatto il Duomo, con tutta la piantina. Se no come fai a visualizzare un monumento gigantesco? Figo. Ovviamente dentro non è possibile portare alcun tipo di dispositivo elettronico, perché farebbe luce e rovinerebbe l'experience. Ci sta, vi raccontiamo dopo.
siamo tornati. Lasciate un commento. Bello. Mi sono sentita un po' come quando torni bimbo, quando cammini per sbattere e ti immagini le cose. È interessante. Poi loro sono molto bravi. È stata una bellissima esperienza, la consiglio. Ovviamente l'ho trovato molto simile all'esperimento sociale che avevo fatto quando mi sono bendato per 24 ore. Una differenza che ho notato è che quando feci l'esperimento ero sempre in ambienti che bene o male conoscevo, quindi dopo un tot riuscivo a mappare l'ambiente e lo ricostruivo. Qua non sono riuscito, cioè nel senso, i vari ambienti, ok, capisci che ambienti siano, ma non riesco ad avere una mappa mentale ben definita di quello spazio. Però è figo perché passi in diversi ambienti e mi è piaciuto moltissimo che le guide non le vedi, cioè alla fine del percorso non le incontri, quindi è bella questa cosa. Ma che è la tua immaginazione, è bello vedere la differenza di come noi siamo sicuri nel mondo dei vedenti, la loro sicurezza nel mondo dei non vedenti. Maya, guarda il mio sport del sabato sera, la pizza e anche quella con la Nutella. Che bellissima conclusione di giornata. Fine giornata. Domenica molto chill. Mi sono fatto aiutare da mio fratello per finire il quadro che metteremo qua. Settimana prossima andiamo a stampare, ve lo faccio vedere. Abbiamo guardato la TV, abbiamo giocato a Super Mario e finisce così. Non ho altro da dirvi se non che sono molto esaltato per l'app. Spero tantissimo che vi piaccia questa notizia. Non ero così entusiasta da forse quando ho iniziato che si può fare. Se volete diventare beta tester c'è il canale Telegram in descrizione e possiamo scegliere se chiudere con una tua poesia o con una clip bellissima di Maya. Tutte e due. Dacci un ikigai. Ma ti fa le domande? Vabbè, facci una domanda allora, sarà uno spunto di riflessione. Da bambino ho sognato di... Clip di Maya. Guarda, tieni, seduta, se non te lo do. Seduta, tieni. Vuoi ancora? Prendo ancora un po', ok. Seduta, seduta. Brava, che buono che è. Che buono questo niente. Buonissimo, aspetta, ne prendo ancora un po'. Seduta, brava. È finito, non ce n'è più niente.